Какие задачи решает крупнейший в Европе морской телескоп и как используются собранные им данные? Мы поговорили об этом с Жаком Укутоне, научным координатором междисциплинарной лаборатории ИДМАР. Quello che noi abbiamo realizzato è un'infrastruttura cablata, quindi un laboratorio che 24 ore su 24, 365 giorni l'anno dà dati. Noi riceviamo più o meno l'equivalente di un centinaio di film che possono essere scaricati da una persona a casa sua al giorno, quindi immaginate una grandissima mole di dati. Quindi noi li distribuiamo e li conserviamo in due grandi centri di calcolo, uno che sta in Italia a Bologna, uno che sta in Francia a Lione. E questo permette appunto di implementare un'altra cosa importante che è per l'Europa è un punto fondamentale degli investimenti in ricerca, che è quello che si chiama Open Data ed Open Science. I dati e la scienza sono aperti e non guardano ai paesi, non guardano alle guerre, non guardano alle divisioni, perché la scienza è l'unico posto dove troviamo sempre una grande unione.